La vita è al 90% manutenzione. Sì, occuparsi di sé, delle persone che si amano, del mondo, la politica. Fare politica per le donne che hanno scelto di dirsi femministe è stato ed è anche questo, manutenzione. Perché prima, durante e dopo la rivoluzione bisogna rassettare per creare agio, spazio e benessere. Così nella manutenzione c'è anche l'ascolto. Allora, vediamo. Uomini, come va? Mica tanto bene, mi sa. L'anno scorso 130 tra i vostri simili hanno ammazzato altrettante donne e la notizia è che non erano degli sconosciuti, no. Mariti, ex mariti, padri, fidanzati, amanti, ex amanti, fratelli, si può dire gente di famiglia? Sì, si può dire. E quando alcuni tra i vostri simili non sono impegnati ad ammazzare delle donne, a sentire quello che dicono per strada alle ragazze o alle donne più grandi, non c'è molto da stare allegri. L'altra sera ero molto stanca, in macchina, semaforo, scatta al verde, indugio 4-6 secondi al massimo. E muoviti, puttana! E era un ragazzo, aveva l'età di mio figlio. Ho pensato, ma sua madre, suo padre, lo sa cosa esce dalla bocca di questo figliolo? Cambio di scena. Allora, vado ad un corso per le pari opportunità. Tenete a mente, pari opportunità. Sono carica, ho i soliti libri, prendo l'ascensore. Schiaccio il pulsante, mi cade l'occhio su un graffito. Monti, boia. Fornero, troia. Da quando sono invecchiata, molte cose sono cambiate, sì, ma molte invece sono rimaste le stesse. Sento dire a dei ragazzi di 20 anni che un giovane che ha tante storie, relazioni, donne, è figo, no? Una ragazza che ha tante storie, relazioni, è troia. Ma siete tutti così? Tutti quanti? Nella parte ancestrale del cervello, quella da coccodrillo? Pensate veramente che tutte le donne sono puttane, tranne mia madre e mia sorella, e qualche volta nemmeno questo è sufficiente per fare una distinzione. Va bene, allora è andata così. Erano molti anni che mi interrogavo su questi temi e mi cade l'occhio su un articolo. È scritto da una collega inglese, si chiama Lori Penny. L'articolo racconta di come lei avesse curiosità del corpo dell'altro, di come avesse fatto delle domande ai suoi amici, ai suoi amanti, ai suoi parenti maschi. Ho pensato, lo faccio anch'io. 6 domande e risposte alla mia email privata. Sono una sconosciuta e chiedo a degli sconosciuti di mettersi in gioco. Domande tipo, che cos'è per te la sessualità? Essere virile, che significa? Quanto conta la pornografia nella tua esistenza? Cosa provi quando leggi di uomini che violentano le donne? Domandine, eh? Beh, hanno risposto in 300, che moltiplicate per 6 fanno un totale di 1800 risposte di uomini. Corte, lunghe, banali, emozionanti, commoventi, però tutte vere. Ecco, queste sono le parole
le emozioni di alcuni uomini. Piacere più importante per un maschio. Sport, musica, scrittura, pittura. Sono dei sublimi surrogati, ma sempre surrogati sono. Per me è una di quelle pietre angolari nella teoria della quasi inesistenza del libero arbitrio degli uomini. La sessualità è in particolare la lampante dimostrazione di quanto poco realmente liberi siamo. Pensate al sorriso seducente di una bella ragazza che riesce ad ottenere dagli uomini ciò che vuole, sul posto di lavoro e non solo. La sessualità è un po' la libertà e un po' la voglia di vivere, accompagnata a qualche trasgressione e a qualche delusione. È una parte del corpo, della mente, della vita. Dovrebbe essere un gioco, un corteggiamento continuo, uno sfogo, libertà. Troppo spesso invece è timidezza, insicurezza, un problema, tabù. Il sesso mi mette allegria. Per intenderci, per me è più rotolarsi nell'erba in un pomeriggio estivo di sole, all'aperto, con una donna felice di essere lì, con grandi sorrisi e magari risate complici tra noi, piuttosto che ansimare in modo drammatico nel silenzio di una stanza cosparsa di candele e fumi di incenso, con espressioni intense e quasi sofferenti sul volto. Per carità, nessun giudizio di merito, è una semplice questione di gusti personali. Grazie a Dio, mi ritengo fortunato ad avere una moglie che mi accende spesso in ogni momento della giornata. Fosse per me, lo farei una volta al giorno, ma purtroppo non è possibile per i vari problemi quotidiani, oltre che alla costante presenza in casa dei figli. Gli uomini non parlano di sesso, o almeno se ne parlano, lo fanno in modo sbagliato. La ragione è semplice per me, è che hanno paura del confronto. Posso sbagliarmi, ma il confronto nel caso dell'uomo è evidente. Il bene è diverso da uomo a uomo. Non so se qui nasce la paura di parlare di sesso per gli uomini, però c'è una componente legata all'esteriorità del proprio sesso. Non lo so proprio, non ci ho mai pensato, non ho una definizione da dare. Mi viene solo in mente che c'è l'uomo e c'è la donna, per fortuna, che siamo diversi e che il mondo femminile mi affascina. Dunque, domanda difficile. Per molti anni è stato un desiderio frustrato, ma non credo di essere brutto e nemmeno fisicamente messo male, nel senso dell'altezza del fisico. Nell'ambito genitale rientro nella media nazionale. Semplicemente sono sempre stato timido, impacciato. Ah, le ragazze mi hanno sempre visto molto più come un amico e difatti di amiche ne ho moltissime. Quindi per molto tempo, e in parte ancora oggi, ho vissuto la sessualità come qualcosa che desideravo ardentemente, ma che temevo di non essere capace di gestire. Sono anni che non frequento quasi più nessuno. Mi masturbo poco, non ho particolari appetiti sessuali, non mi metto a fissare le donne per la strada, mi mette a disagio. Non ho questa gran voglia di fare sesso, non lo cerco, non faccio in modo di crearmi occasioni. Fondamentalmente non mi interessa. Mi saranno morti gli ormoni? Vedo la sessualità come l'alimentazione o lo sport, un'attività importante per la conservazione della specie. Utile per stancarsi e rilassarsi, per ottenere gratificazioni e per conoscere in modo differente il proprio essere. A differenza di altre attività, come appunto alimentazione e sport, la sessualità permette di spostare l'attenzione da sé al partner e si impara a essere causa della soddisfazione altrui.
La sessualità è il match point del darwinismo. È la consapevolezza che il desiderio è in qualche modo inconsapevole e che dopo tutto il desiderio è il più straordinario generatore di meraviglie e di disastri di qualsiasi cosmogonia. La sessualità è un dono grande che Dio ci ha dato ed è il mezzo con cui un uomo ed una donna, all'interno del vincolo del matrimonio, raggiungono l'apice dell'amore creando la vita. Altri significati per me sono pura patologia egocentrista, edonista ed egoista moderna. A volte mi accorgo di vivere in un mondo in cui sembra che il sesso sia la cosa più importante che ci sia. È come avere l'impressione che il sesso sia ovunque, è in rete, è in TV, è in discoteca, è per le strade, è nei cartelloni pubblicitari. E poi devi essere un vero maschione, super dotato, super palestrato, sempre brillante, sempre al 100%, e devi aver fatto sesso con molte donne, perché altrimenti non vali una mazza. Forse sto divagando, però il messaggio che mi piacerebbe passare è che il mio desiderio è calato vertiginosamente quando ho avuto la percezione che, per essere normale, dovessi diventare Superman. C'era qualcuno che diceva il sesso si fatica, le posizioni si scomode, il godimento passa in pressa. E per me, verso la fine, sarebbe una certa massa muoio. La pornografia ha influito molto nella mia vita. Dalla prima immagine di donna nuda vista sul calendario di un barbiere fino ai fumetti erotici. Ora, quasi fossi sazio, la visione di immagini erotiche quasi mi disturba. Il senso comune definisce pornografia la rappresentazione nuda e cruda di un atto sessuale. E devo dire, senza ipocrisia, che la visione di questo materiale riesce ancora ad eccitare. Ma il dopo può essere o avvilimento per un momento di debolezza, oppure eccitazione, perché comunque l'adrenalina si mette in corpo. Si possono guardare quelle immagini e abbandonarsi al messaggio immediato. Però, se si aggiunge quell'attimo di riflessione, e si focalizza bene su come quelle immagini vengono prodotte e commercializzate, beh, lo sconforto è pesante, è il senso di appiattimento immediato. Rammento un episodio accaduto qualche anno fa. Ero a Milano per lavoro e un gruppo di colleghi mi invita per una cena. Raggiungo il luogo dell'appuntamento, facciamo due chiacchiere, il primo giro, e ci avviamo verso il locale in cui avevano prenotato. Devo dire che li percepivo molto nervosi, ridevano in continuazione, ma per lo più con risate fuori luogo. Comunque andiamo, arriviamo al locale, con un ingresso, devo dire, insolito per un ristorante. E anche l'arredamento interno, sinceramente, era molto particolare. Ci sediamo, il maître arriva e, dopo i convenevoli,
ci dice che a noi fondamentalmente rimaneva la scelta se decidere per una cena con coperto o senza. I miei colleghi, sempre divertiti, amicanti tra di loro, decidono senz'altro per il coperto. Io ero un po' a disagio, parecchio a disagio, ma non ne comprendevo il motivo. Il maestro se ne va e ci viene servito un aperitivo, così per passare il tempo, in attesa che la cena effettivamente cominci. A un certo punto, non ricordo quanto tempo fosse passato, arriva un cameriere, spinge un carrello con molte portate tutte fredde e, alle mie spalle, si materializza una ragazza in accappatoio. Rimane lì, fermo un istante, con un sorriso stampato in faccia. Poi, l'accappatoio scivola a terra e la ragazza si stende sul tavolo completamente nuda. Il cameriere prende le portate e le dispone sul corpo della ragazza, persino con una certa pretesa artistica e con quello che doveva essere il piatto forte della serata, vicino, vicinissimo al pube. Lo sguardo della ragazza è fisso al soffitto, guarda in alto. I miei colleghi si servono toccando spudoratamente. Io non ho mangiato nulla. Mi sentivo avvilito, umiliato da quello sguardo fisso altrove della ragazza e pensavo, cosa crederà di noi, cosa penserà di noi, cosa penserà di me? Sarei voluto andare via, ma purtroppo non ci sono riuscito e anzi ho costretto me stesso a rimanere lì fino alla fine, fin tanto che la ragazza si è alzata, ha reindossato l'accappatoio e se n'è andata via, lasciandoci lì come le merde che eravamo. Ecco, la pornografia non era il corpo nudo ed esposto della ragazza. La pornografia eravamo noi. Il vero schifo eravamo noi. La ragazza no. Lei non ha mai perso la dignità, neanche quando era nuda ed esposta sul tavolo. Noi avevamo perso la dignità. Sedurre ed essere sedotti, godere, amare, la primavera. Comunicare, far star bene la compagna. Qualcosa di connaturato, fa parte di me, diciamo, da sempre. Una parte interessante della vita e del rapporto di coppia. Una componente fondamentale della vita, essenziale, di un rapporto di coppia. Può anche essere uno degli aspetti più belli dell'essere umano. Le esperienze sessuali appaganti possono essere formidabili. Un'espressione di gioia di vivere, salute e armonia, non solo e necessariamente legata all'amore, ma certamente non conciliabile con il disprezzo o la sfiducia reciproci. Se sei un uomo medio italiano, la sessualità è penetrazione, un cazzo duro da infilare da qualche parte. Per me è un istinto. Un grande piacere. Sensazioni e sfogo. Una questione di testa. Un modo di esprimermi. La sessualità è amore, è l'equilibrio tra l'abbraccio affettuoso della nostra infanzia e la nostra biologica animalità. Nell'adolescenza è paura, bollori, eccitazioni, timidezza, sostanzialmente ignoranza. Ribadisco, un grande piacere. Progettualità. La cosa mi ha fatto venire al mondo e dà energia alla vita,
una parte importante di ogni essere umano che sarebbe bene accettare e conoscere meglio. Strati profondi. Penso che chi ha un complesso di inferiorità usi l'unico modo che conosce per sentirsi padrone. Mi vergogno per i violentatori. Penso che i violentatori non sappiano amare, non amare la violentata, ma amare tutto. Penso che i violentatori non sappiano cosa sia la sessualità. Rabbia, repulsione, odio. Li considero degli esseri piuttosto patetici e animaleschi. Disgusto, schifo, le stesse emozioni che danno una bomba in un mercato a Baghdad, l'ennesima legge truffa di questo o quel politico. Incredulità, ma anche una più forte consapevolezza del mio rispetto per le donne. Provo compassione per l'uomo che ha un evidente bisogno d'amore e nessuna consapevolezza di ciò, e per la donna perché è vittima di un'aggressione che le cambierà la vita. Penso che ogni stupratore dovrebbe avere un pratico spazio in piazzale Loreto, la corda in omaggio. Pena per un uomo che si riduce a comportarsi in questo modo. Grandissima rabbia per la donna che subisce la violenza. Dolore, più di quanto ne provino certe femministe che intendono sfruttare politicamente ogni episodio. Una grande tristezza. Ma chi gliela fa fare tutta questa fatica? Non so, un senso di squallore, di fallimento per l'umanità intera. Lo stupro è un vicolo cieco. Gli stupratori sono persone squilibrate e malate, deboli e del tutto prive di autostima, come tutte le persone violente, del resto. Delusione, la stessa che provo quando leggo che l'ambiente muore, che l'ennesimo politico si è intascato la mazzetta, che si scende in piazza solo per festeggiare gli scudetti. Quella sensazione lì. Infinito dolore e tristezza. Cos'altro si può provare? Mi vergogno di appartenere al genere maschile. 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 Anch'io mi vergogno di appartenere al genere maschile. Dai, andiamo a fare, 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 andiamo a fare
venuta, ma in quello spettacolo di cosa vanno a parlare? Cos'è il contrappiletto sul giornale, ma non ho capito bene. Ripeto, virilità, femminilità. Roba da uomini, da donne, ma... Roba superata, superata. Ma devo essere virile, no? Ma io non ho idea di cosa possa significare, sinceramente. In genere per un maschio medio italiano la virilità consiste nel fare a gara con un altro maschio per vedere chi ce l'ha più lunga. Essere virili, cioè essere maschili, non depilarsi, al limite non lavarsi neanche troppo, non essere ossessionati dai vestiti, dalle unghie, dai capelli, nel mio caso so cosa dico. Mi stupisco che per l'ennesima volta siamo qui a parlare di questa cosa. Gli uomini non usano mai questa parola. Avete mai sentito dire di un uomo che dice di se stesso sono virile? O dice di un altro uomo sono virile? Cosa deve significare questo essere uomini? Si usa. Spiegami meglio, non capisco. Essere bravi a letto? Che? Essere maschi alfa? Virile è una parola presa di peso da un romanzo rosa e anche di un po' di tempo fa. Un uomo non dice mai di se stesso io sono virile, e un altro uomo non lo dice nemmeno di un altro uomo ancora. Per me essere virile significa avere comportamenti e caratteri da uomo. Possedere cioè tutta una serie di caratteristiche che rendono l'uomo appetibile agli occhi femminili. Sentiamo che adesso arriva una cosa interessante. Adesso vi spiego: una muscolatura ben sviluppata, sguardo penetrante, peluria sul corpo, e mi riaggancio a quello che ho detto prima, un organo genitale ben modellato e possibilmente superiore alla media. Spiegami cosa vuol dire ben modellato e superiore alla media. È tutto in proporzione di ciascuno, dalla punta del gomito alla punta dell'indice. E la aggiornati. Torniamo, i segni della virilità: comportarsi da maschio, intelligenza, decisionismo, senso pratico, saper infondere sicurezza e senso di protezione alla propria compagna, sapere anche riconoscere i propri errori e avere il coraggio di dire le cose con lealtà. Ascolta, prima di risponderti vorrei bere un goccio di vino, perché ci sono cose che non sono tanto d'accordo. Bevi, però che merita. Beviamo un goccio, guarda, che l'abbiamo preso. Vai. Ci vuole tanta pazienza, sapete, sono anni che provo a convincerlo, ma non c'è niente da fare. Essere virile per me significa non dover dimostrare nulla. Se una persona sente il bisogno di mostrare qualcosa, a parer mio, deve dimostrarlo a se stessa. E dunque non è sicuro di sé. E poi, siamo poi trattati qua, no? E poi, professorino, non viviamo più, professorino, non viviamo più nella preistoria. Anche se ci hanno messo il dinosauro davanti. Palazzo Bonaventura. In passato il ruolo del maschio era difendere la donna dai predatori, andare a caccia, qualcuno a dire la verità va a caccia, appunto, risolvere i problemi con la forza brutta. Oggi l'uomo si fa bello esibendo muscoli, forza e risolutezza, ma non ha ben capito in che mondo stiamo vivendo. Sì, vabbè, dai, però poi ti senti dire dei maschi, sia da maschi che da femmine, sì, vabbè, ma anche a te piacerebbe fare una ragazzina, no? Eccoli qua, sempre. Ma siamo qui al bar. Non sono omosessuale, non sono un monaco. Siamo stati qui, guardo noi. E non mi andrebbe di farmi una ragazzina. Ti sembra incredibile? Siamo sicuri? Così strano che quel farmi mi dia tanto fastidio? Se sì, ragazzi, siamo proprio nella merda. E temo proprio che sia strano. Su questo hai ragione. È semplice, vi faccio un esempio. Io ho in mente la società dei leoni. I leoni adesso! Ma no! I leoni! Ma no, vi spiego! Adesso Bruno, torna subito, i leoni, nel senso,
I felini africani in Africa. Ah, no, le onde venesse. No, no. Il maschio che difende la femmina e la prove, le prole, cioè nel nostro caso la moglie e i figli, nei confronti del resto della giungla, cioè della società. A volte si è di appoggio, a volte si è protagonista. Beh, vabbè, sì, non lo so bene, sinceramente, quando parliamo di virilità. Sei Leo. Guarda, io questo deve essere. No, stai qua, sempre c'è una leone, questa del leone la tira fuori. Stai qua. Ho curato sui vestiti anche. Poco? Molto curato. Molto. Guardate che per la prima volta in vita mia ho ricevuto questo aggettivo come complimento dalla mia compagna. Che ride. Certo. Qualche anno fa. Mi ha fatto subito un po' sorridere perché, insomma, un po' vergognare magari. Ah, no. Però, sono sincero. Mi ha anche gratificato, vorrei dire. Non abusiamo di questo. Ho la voce baritonale? Sono virile? Sono grande e grosso? Sono virile? Ritengo di avere coraggio di affrontare le difficoltà? Sono virile. Questo è quello che mi stanno dicendo. Ma certamente. Mi spavento se vengo se vengo minacciato? Sono meno virile per questo? Alla fine accontentiamoci del senso comune, che attribuisce questo aggettivo a quasi tutto quello che attiene al mondo maschile. E amen. Essere virile significa essere leader nel rapporto. Battere i pugni sul tavolo. Far godere la propria donna. Ma non è benissimo che adesso la facciamo, far godere la propria donna. Uomini imparate, soddisfarla dei suoi desideri e fare in modo che sia lei a tornare a cercarti perché ha bisogno di te. Nessun complimento ha mai gonfiato il mio ego maschile quanto un'espressione pronunciata da una mia ex fidanzata che una volta, abbracciandomi, mi ha detto: quando sono con te mi sembra che non mi possa accadere nulla di male. Questo è far sentire una donna la forza che hai dentro. No. Questo è essere virile. Bevo. Allora finché tu bevi, insomma, ma aveva la rischio per registrarsi quello che dice la pubblica e poi lo tira fuori. Bravo, esatto. Comunque bisogna sapere quando essere fermo, quando tranciare le paranoie delle donne, che qualche paranoia. E non lasciarsi modellare dalla donna. Mai. Allo stesso tempo però bisogna cercare di capire la donna e saper raggiungere il giusto compromesso, essere all'ascolto e cercare di rivedere il proprio atteggiamento per capire il punto di vista ed una sensibilità diversa. Ma insomma, pazienza infinita. E noi con te? Per me l'uomo deve essere assertivo, deciso, propositivo e nel contempo protettivo, aperto all'ascolto e alla discussione. Forte, ma non rude. Vabbè, allora adesso diciamo, essere protettivi, sicuri, decisi, capaci, audaci, coinvolgenti, però anche rudi, qualche volta, anche figli di buona donna. Ogni tanto gli piace. Ma anche teneri, premurosi, attenti, complici, buoni. Nel sesso, ma non solo. Se avesse un senso solo per me, essere virile sarebbe affrontare la vita senza lasciarmi abbattere. Però stiamo attenti, che la virilità, una volta prerogativa degli uomini e dei leoni, vedo che sei stato a agire bene, roa. Adesso, a momenti, è più diffusa fra le donne. Ed è nient'altro che forza ed autoaffermazione. Proviamo a ripetere ancora perché la pazienza serve sempre. Professore. Essere virili nella nostra società significa essere forti, dominanti, mostrare la propria superiorità rispetto agli altri, avere successo ai soldi e avere la capacità di prendersi cura della propria compagna. Successo ai soldi sono molto gettonati. La domanda che pongo è perché tali qualità
dovrebbero essere così importanti per alcune o per tutte le donne? La risposta che mi do è ancora la stessa, è sempre la stessa. È colpa del maschilismo. Avanti così. Adesso tu gli rispondi per te. Perché la donna dovrebbe aver bisogno di qualcuno che si prende cura di lei? Ma guardate, allora adesso vi dico un'altra cosa. Per definire la mia sessualità, uso spesso queste parole. Sono una lesbica in un corpo di uomo. No! Adesso siamo capitati dall'altra parte adesso. No, ma vieni qua. Ascolta, ma non c'era l'incontrione. Ma no, ma ti spiego meglio, ti spiego meglio. Tony, cosa gli hai dato da bere? Nel senso che non posso e non voglio nascondere il lato femminile del mio carattere. Mi piace, mi rende unico. Ma non posso nemmeno nascondermi il fatto che quando sto con una donna, la mia testa parte per la tangente. Ah, ecco! Avevo qualche sogno. Sento proprio una cosa irresistibile dentro di me. Che mi porta in alto, a contatto con Dio. Siamo fratelli! Non dire che è una cosa! Non esista, il mio. Ai miei amici dico spesso anche, se fossi gay sarebbe più semplice. Qua dopo nelle quinte c'è un... Da quella parte... Trovo che il culto della virilità sia una grandiosa cazzata. Quello che è importante è riuscire a star bene con una donna in tutti gli aspetti della vita. Certo, quello sessuale ha il suo valore, molto valore, ma non è certamente la cosa principale. Per molti uomini essere virile equivale ad avere un grande cazzo e la possibilità di usarlo come uno stantuffo che vai che viene il più a lungo possibile, nell'illusione che questo sia ciò che una donna si aspetta. Qualcosa. In realtà ho conosciuto davvero pochissime donne che apprezzano questo genere di sessualità, e su quelle poche mi rimane il dubbio che lo facciano per accontentare l'uomo. L'organo sessuale è in realtà il cervello. Gli organi comunemente usati per tali attività sono solitamente le periferiche. Attento qua, mi pare che stiamo diventando troppo cervellonici. Meglio che andiamo magari in un altro bar. In conclusione, non c'è niente da secondo fare. Secondo me, essere sinceramente virili è essere uomini. Essere ottusamente maschi e vanità, senza mezzo. E mio zio materno. Pensate che persino mia madre, una donna, conserva tratti residuali di maschilismo. Del resto, nel contesto del piccolo paese della provincia Veneta, si entra in contatto con una moltitudine di persone, persone che molto spesso possono fare da cattivo esempio. I cattivi esempi vanno dai ragazzi più grandi agli adulti. Quegli adulti che molto spesso raccontano le avventure dei loro tempi. Sì, dei loro tempi, proprio questa è l'espressione che usano. Un'espressione che ho sempre odiato. Ma qual è la solfa che sempre ricorre in questi racconti? La solfa è sempre quella. Nessuno che conosco ha mai violentato o usato violenza contro una donna, per carità. Ma la solfa è sempre quella. Le donne bisogna trattarle male. Se vai a fare una passeggiata con una donna e al primo appuntamento non le metti una mano tra le gambe, o sei gay o sei sfigato. Un vero rapporto intenso, autentico, senza un rapporto sessuale al primo appuntamento, non può esistere.
Se esci con una ragazza e non ci fai nulla alla prima occasione, devi mandarla a quel paese. Purtroppo, in anni bui della mia esistenza, dopo i 18 anni più o meno, in questa retorica ci sono caduto anch'io. All'epoca non ero cosciente di questo, non mi rendevo conto di ciò. Ma ora, a distanza di anni, capisco che il mio sentire, il mio modo di pensare, era proprio quello. Un sentire che avevo assorbito dal contesto in cui ero immerso. In quel periodo avevo 3 o 4 relazioni all'anno. Ovviamente non mi sono mai fidanzato. E questo lo mettevo in chiaro fin da subito. Non volevo avere nessun vincolo. Alla fine dell'anno mi divertivo a fare un bilancio di quante ragazze mi ero ripassato. Ripassare, proprio questo era il termine che si utilizzava e che si utilizza ancora oggi. Ovviamente nella mia cerchia tra gli amici ero un figo. Sì, perché lo sapete che se è un ragazzo ad avere tante ragazze è un figo, è un macho. Se invece è una ragazza è una troia. E purtroppo, oggi pensandoci, mi rendo conto che anche in molte ragazze, in molte donne, c'era quel piacere masochistico di pensare io, questo qui, potrei redimerlo. Ma arriviamo al dunque. Nella mia vita credo di essermi reso protagonista di 3 episodi di violenza. La prima volta costrinsi una ragazza a masturbarmi. Mi sono limitato a prenderle la mano, a portarla sul mio sesso, esortandola poi a continuare. Era palese che lei non voleva, ma io me ne sono sbattuto, perché dovevo essere figo. Fortunatamente, a distanza di anni, ho avuto l'occasione di scusarmi con lei e lei ha apprezzato il gesto. Un'altra volta, era d'estate, c'era una ragazza che mi faceva il filo. In quel periodo stavo attraversando una fase difficile della mia vita. Avevo abbandonato l'università e litigavo spesso con i miei. Ma soprattutto frequentavo persone che esercitavano una cattiva influenza su di me. In particolare c'era un ragazzo, un amico, che mi spingeva a trattare male le ragazze perché in questo modo, diceva, le avrei sottomesse. Dopo mesi in cui trattavo questa ragazza come uno zerbino, come uno straccio, lei si è stufata e mi ha mandato a quel paese. E ha fatto benissimo. Purtroppo con lei non sono mai riuscito a scusarmi. E ancora oggi, a distanza di 11 anni, provo un grandissimo rimorso. Un'altra volta dovevo girare un video per un esame che dovevo sostenere nell'accademia che frequentavo. Coinvolse una ragazza che faceva recitazione. La invitai a spogliarsi di fronte alla cinepresa e lei accettò. Ma di fronte alla visione di quel corpo nudo, non sono riuscito a trattenermi e mi sono gettato su di lei. Lei ha resistito, mi ha respinto, ma anche in questa sua reazione è riuscita a conservare quella gentilezza e quell'educazione che la caratterizzavano. Per ripagare al torto che le avevo fatto, le chiesi se potevo rimborsarle i soldi della benzina. Lei rifiutò e fece bene a rifiutare, perché quel rifiuto mi ha fatto capire che in quel momento non la stavo trattando come una donna, ma come una puttana. Ecco, in questi 3 casi credo di aver fatto violenza su una donna.
La sessualità maschile è anche violenza. Di certo lo è metaforicamente. Per la situazione psicofisica, l'uomo penetra, infila, entra nelle carni e questo gesto implica la violenza. Per quanto possa essere dolce, un amplesso maschile alla fine diventa violento in sé. Credo di sì, non fosse altro che per ragioni ormonali. Si sa che il testosterone può indurre aggressività e di pura forza fisica. Inoltre va detto che la cultura millenaria dell'uomo prevede da sempre una sorta di sottomissione da parte della donna, il che spiega la difficoltà di noi uomini ad accettare il ribaltamento dei ruoli. Ricordo che rimasi impressionato dalla notizia di quella ragazza, una ragazza che viveva nel meridione e fu violentata e uccisa da un branco. Forse anche io sono un violentatore, ma non ho mai capito come un uomo che sta di fronte ad una donna spaventata, atterrita, magari piangente, che sta supplicando per la propria salvaguardia, sicuramente dall'aspetto sconvolto, con gli abiti sgualciti, dal lato predatorio. Ecco, io non ho mai capito come quest'uomo possa avere un'erezione. Faccio fatica a biasimare la sessualità altrui, ma di sicuro nella mia non c'è mai stato spazio per la violenza, nemmeno rappresentata o giocosa, e non mi pare di ricordare una partner con desideri sadomaso. O magari ho l'Alzheimer precoce e non me lo ricordo. Comunque, molte donne spesso istigano l'uomo ad essere violento con loro anche con il turpiloquio. A me è capitato spesso di avere rapporti sessuali con donne che mi hanno chiesto di schiaffeggiarle o di usare violenza verbale nei loro confronti. E io l'ho fatto solo perché a loro dava piacere. Una donna, una volta, mi guardò per un attimo, stupita e un tantino irritata, quando, con una felice intuizione, la spinsi, facendola cadere sul letto e poi presi a spogliarla con decisione. Non era abituata ad essere trattata così, francamente, neppure io ero abituato a trattare così le donne, ma il sesso che ne seguì fu favoloso per entrambi. Ho incontrato donne che graffiavano e mordevano più di me, e a me piace. Quindi ora ogni tanto lo faccio anch'io, salvo lamentele. Se per violenza si intende oltre queste cose, allora credo che non sia una componente della sessualità in sé, ma della persona che la sta usando, una sorta di modo per dominare la situazione in senso animale, territoriale. Può essere, però ad esempio mi piacerebbe dare degli sculaccetti sul sedere ogni tanto. Uno schiaffo dato per rabbia da un uomo fa male, ma anche una parola può venire, anche molto più di uno schiaffo. La violenza psicologica può uccidere più di quella fisica. Naturalmente anche una donna può commettere violenza su un uomo, in maniera sottile, psicologicamente devastante e in rarissimi casi provocando traumi così profondi da non poter essere rimossi. Ma nel mio immaginario di uomo la violenza su una donna sono lividi, pugni, gambe aperte con la forza e un godere osceno che mi fa ribrezzo e azzera qualunque minima eccitazione. Vi è la paura talica che quel mostro potrebbe annidarsi anche dentro di me e trovare il modo di liberarsi un giorno o l'altro. Penso che molte donne non si rendono conto della violenza che possono esercitare sui maschi con il loro vestiario, con atteggiamenti e discorsi provocanti. Tutte le donne, non solo in riferimento a quelle violentate. Donne, con la provocazione non è corretto giocare in pubblico. Riservatela ai vostri partner, nella vostra camera da letto. Che domanda, certo. Ma parlerei di aggressività. L'aggressività, di cui la violenza attuata è solo a forma estrema, è una componente innata di noi maschi. Come peraltro l'istinto gregario e gerarchico, la nostra capacità di creare gerarchie istant, ad hoc per qualsiasi situazione. Questa è una cosa che le donne non riescono a immaginare. Quando un maschio nuovo
entra in una banda, in pochi istanti tutti capiscono come deve riconfigurarsi naturalmente la costellazione di potere. E l'aggressività la si vede in ogni cosa maschio diretta, team di marketing, penetrare il mercato, fargli ingoiare un accordo, spaccare il culo alla concorrenza, la killer app. Siamo un po' tutti dei Marines. Break things, kill people. Un errore tipico fatto dalle femministe, secondo me, è proiettare nell'ambito sessuale battaglie che dovrebbero riguardare solo l'ambito della convivenza sociale. Se mi piace avere un ruolo dominante nel sesso, se amo sottomettere la mia donna in ambito sessuale, questo non significa per niente che io sia uno che sottomette la donna nella vita di tutti i giorni. Il sesso si svolge in una dimensione altra, come il gioco. Se mi piace giocare con i soldatini, devo quindi concludere che sono un guerrafondaio? Io sono un grande videogiocatore e passo una buona parte del mio tempo libero ammazzando creature digitali. Devo per questo concludere che sono un violento? Sì, credo che la violenza sia una componente più della sessualità maschile che di quella femminile. E la motivazione sta nel modo in cui è sempre stata considerata la donna dalla notte dei tempi fino ad oggi, ovvero un essere inferiore da comandare, sottomettere e sulla quale sfogare le ansie, le preoccupazioni e le perversioni degli uomini. Per fortuna questo comportamento riguarda sempre meno uomini, ma i fatti di cronaca dimostrano che ci sono ancora molti individui malati. Cosa vuole che pensi? Sono stato insegnante di una ragazzina violentata a 14 anni da un amico del padre. Aveva e ha tuttora, a 23 anni, forti sofferenze psichiche. Sono stato fidanzato, tanti anni fa, di una ragazzina abusata dal padre quando aveva 7 anni. Aveva e ha tuttora, che ha 47 anni, forti sofferenze psichiche. Mia moglie ed io abbiamo ospitato in casa per 2 anni di nascosto una signora violentata dal cognato che la perseguitava. Anch'ella aveva e ha tuttora, dopo 30 anni, forti sofferenze psichiche. E cosa vuole che le dica? La vita è proprio al 90% manutenzione, occuparsi di sé, delle persone che si amano, del mondo, fare politica. Anche questo è stato per le donne che hanno scelto di dirsi femministe, manutenzione. Perché prima, durante e dopo la rivoluzione è necessario rassettare per trovare agio, spazio e benessere. Così nella manutenzione c'è anche l'ascolto, perché le parole, quelle sussurrate come quelle urlate, non valgono nulla
se non c'è dall'altra parte qualcuno, qualcuna che le raccoglie per fermare la violenza. Occorre prima di tutto riconoscerla, ma prima ancora occorre alzare lo sguardo e ravvisare in chi abbiamo dinanzi la reciproca umanità, chiedendo a degli uomini di rispondere a delle domande su di loro, sul loro corpo, sulla loro sessualità. Qualcosa è successo. È nato un libro, ma soprattutto è nata una pièce teatrale. E siamo qui. La manutenzione continua. Viene dalla profondità del mio dare, che capisce come la vulnerabilità sia la mia più grande forza, che crea spazi anziché dominarli, che apprezza l'ascoltare più del sapere, che cerca la gentilezza in una misura che oltrepassa il controllo, che piange quando il dolore è troppo, che rifiuta lo schiaffo, la pistola, lo strozzare, l'insulto, il pugno. Possa io non temere di perdermi. Possa io apprezzare il tocco più della prestazione e l'esperienza più del risultato. Possa io muovermi con lentezza e non bruscamente. Possa io essere abbastanza coraggioso da condividere la mia paura e la mia vergogna e da raccogliere altri uomini affinché facciano lo stesso. Possa io smettere di far finta di nulla e aprire le parti di me che sono state a lungo addormentate. Possa io apprezzare, rispettare e amare mia madre. Possa la risonanza di quell'amore tradursi nell'amore, nell'amare tutte le donne e ogni creatura vivente. Permetteteci di ringraziare tutti i nostri interpreti, la
l'associazione Questa Città offre un pensierino. Ok? Anche in casa un pensiero particolare e un grazie da parte di tutte le operatrici e da parte di tutte le volontarie alla nostra Presidente, che con la sua determinazione, con la sua pazienza, con la sua saggezza ci permette di andare avanti in questa esperienza dello spazio donna e di aiutare tante altre. Speriamo che ci siano tante primavere per tutte le donne bassanesi e per tutte le donne. Un grande grazie a tutti quanti, un grande grazie a voi per questa bella serata. Grazie.